il concetto di crisi in diversi ambiti, ma esattamente di cosa si tratta? Allora, in primo luogo mi preme sottolineare la valenza di questo convegno, che non tiene conto soltanto dei percorsi della modernità letteraria, pur costituendo la modernità letteraria l'ossatura stessa del convegno. C'è una curvatura interdipartimentale, interdisciplinare, che tiene conto anche del côté, diciamo, dell'economia, ma anche della medicina, della psicologia, per cui è una crisi a tutto tondo che analizziamo con diversi strumenti e soprattutto tenendo presente non già l'aspetto, come dire, sgradevole che la parola lascia intendere, ma proprio perché abbiamo scelto una frase di Einstein a connotare questo nostro percorso, è nella crisi che il meglio di noi affiora. In un momento di crisi, perché secondo lei è importante leggere appunto di crisi e soprattutto potrebbe la letteratura offrire una via d'uscita? È importante, proprio come le diceva, è importante leggere la crisi e soprattutto offrire agli studenti delle risposte, delle possibili soluzioni. Ecco, questo è il secondo aspetto importante del convegno, non lo facciamo con un'ottica autoreferenziale perché parte integrante, parte attiva del convegno stesso è data dagli studenti del corso della magistrale di letteratura moderna che chiudono appunto in queste settimane il corso e proprio con loro cercheremo di dare delle risposte alla crisi. Crisi evidentemente fa pensare a qualcosa di spiacevole, a qualcosa di sgradevole, però se c'è una cosa importante che la sua saggia etimologia racconta è proprio la possibilità di scegliere di operare un cambiamento. Lo facciamo anche affrontando tematiche che con singolare preveggenza autori come Pirandello, come Svevo, come Buzzati avevano fatto proprio, quindi l'alienazione, l'angoscia, la solitudine dell'uomo moderno. Ecco, noi offriremo delle possibili risposte alla crisi, soprattutto per le nuove generazioni. E ci tengo a precisare che questo convegno vede interagire delle generazioni a confronto, perché c'è una grande generazione di maestri su cui direttamente o indirettamente la mia generazione si è formata e quindi è utile passare, come dire, il testimone anche agli studenti che sono chiamati di volta in volta, grazie all'insegnamento dei maestri, ecco, pirandellianamente parlando, i vecchi e giovani, a far propri gli insegnamenti. Esiste dunque un nesso tra le crisi del primo Novecento e quelle attuali? Se sì, quali? Sì, ci sono diversi punti di contatto, in questo senso gli autori di cui parleremo, in particolare Pirandello, Svevo, Buzzati, Moravia, sono stati proprio dei profeti, si va appunto dalla denuncia della macchina intesa da tutto tondo come società, ma anche come immagine globale del progresso e del profitto che uccide l'uomo, quindi la macchina in tutti i suoi risvolti, non propriamente soltanto nei risvolti meccanici, all'inquinamento, all'ecologia, un tema che era già molto sentito nel primo Novecento, per non parlare della macroarea della malattia di cui Svevo nella coscienza di Zeno è stato il massimo cantore. Ecco, sono, come dire, tanti aspetti che ritroviamo assolutamente nelle nostre tematiche, nelle nostre dinamiche moderne e appunto l'ottica con cui intendiamo affrontare questi temi che ieri come oggi affliggono l'uomo moderno, ma direi anche l'uomo contemporaneo, cioè l'uomo di oggi, è sotto il filtro, sotto la luce della speranza, che della crisi è figlia. Ecco, quindi noi invitiamo a leggere questa parola assolutamente in senso positivo, a vedere anche questa avventura che faremo insieme in questi giorni come l'avventura del palombaro che si immerge nei fondali bui, però è assolutamente provvisto di luci e anche di una bella zavorra per tenerlo ben ancorato e poi per consentirgli di risalire dopo aver esplorato con la sua luce i fondali. Ecco, questa è la massima conoscenza, sprofondare nel buio ma avere gli strumenti per illuminare e soprattutto per riemergere. Questo, per quanto ci riguarda, è il senso della crisi risolta.